Giuliano Giannichetta, intanto è un piacere conoscerti, ti posso dare il tuo con il massimo del rispetto. Ci mancherebbe. Qui al Poggio degli Ulivi, settore dilettantistico, stiamo parlando tra l'altro di ragazzi giovani, 2002 se non vado errato, c'è l'humus giusto per il calcio italiano? Sì, io sono un po' promotore sempre degli italiani, ma perché secondo me a livello di giovani, parlo chiaramente, si va tante volte troppo su stranieri e il compito nostro è quello di far vedere che ci sono tanti italiani forti, poi se c'è lo straniero anche da noi che porta qualità, che è bravo, ben venga, e è chiaro che promuoviamo anche quello, però ripeto, in Italia si giocano tanti ragazzi a calcio, sono tantissime squadre, tantissime partite, è difficile proprio per questo, soprattutto il compito nostro, perché soprattutto nei dilettanti ci sono tantissime partite, però abbiamo organizzato, grazie al presidente e al segretario, all'avvocato Barbiero, a tutti quanti, abbiamo organizzato una bellissima rete di scouting che vanno in giro a vedere i ragazzi e poi noi con questi raduni cerchiamo di metterli in mostra. Ma è un luogo comune soltanto dire che c'è meno fame nei ragazzi di oggi, o un fondo di verità c'è? Ma secondo me qualche anno fa forse era così, adesso ho visto che proprio perché arrivano da fuori gli stranieri e hanno sicuramente, sembra che abbiano più fame, anche i nostri si sono adeguati, per cui io parlo almeno per i miei, nei raduni che facciamo c'è tanta voglia di emergere, c'è tanta voglia di confrontarsi con giocatori che già sono professionisti proprio per dimostrare loro che ci possono stare, per cui secondo me il calcio italiano nel settore giovanile ha capito questa cosa, i ragazzi hanno capito questa cosa e l'impegno c'è. Non c'è neanche un ragazzo di squadre abruzzesi però, eh? No, c'è qualcuno forse, c'è no, qualcuno. Ne convocati, Marche, Abruzzo, no, ma noi andiamo in giro, sì, li troviamo tutte le parti, dalla Sicilia fino su a Bolzano, Trento, siamo, guardiamo tutto, veramente siamo sempre in giro, no, se non è, c'era oggi, c'è, comunque c'è stato, no, ma guardiamo veramente tutto. No. Beh, diciamo che questo è il momento della scrematura da parte di Giannichetta, no? Per questi due appuntamenti importanti, soprattutto il Viareggio. Sì, abbiamo prima il Caput Mundi che faremo tra 10 giorni e poi c'è il Viareggio e chiaramente come vetrina è la vetrina più importante per questi ragazzi, per cui, ma per quello dico, hanno veramente, ragazzi vengono qua con tantissima voglia, tantissimo impegno, perché noi ci mettiamo a loro a disposizione, no? È chiaro che se fanno un bel torneo di Viareggio hanno la possibilità di mettersi in mostra e speriamo che poi facciano il salto di qualità. Ecco, Giannichetta è l'esempio di come si possa arrivare a giocare ad alti livelli, perché la sua carriera parla chiaramente dal Sora al trampolino di lancio, no? Con Di Pucchio allenatore, sì. Campionato di C2, il mitico Di Pucchio, per arrivare all'Udinese, poi Lazio e Juventus. Sì, vabbè, infatti io sono partito da lì, prima di Sora, Ponte Corvo, addirittura in eccellenza, per cui le categorie, diciamo che l'ho fatto tutto, ho fatto tanta gavetta che poi secondo me serve, perché capisci, su diventi uomo a 18 anni, perché il calciatore deve essere uomo a 18 anni, e quello è il compito nostro, è quello di andare a scovare tutti i ragazzi che giocano in eccellenza in Serie D e possibilmente portarli su. No, insomma, diciamo che ripercorrendo la tua carriera, Udine probabilmente è stata la tappa più importante, quella che ti ha segnato di più, Zaccheroni come allenatore, no? Vabbè, è chiaro che devo tanto a Zaccheroni, all'Udinese, in quanto loro mi hanno scoperto in Serie C dal Sora, come hai detto prima, e mi hanno cresciuto, perché tra l'altro sono andato giovanissimo, sono stato 6 anni, ho raggiunto la nazionale lì, per cui è chiaro che se poi la carriera è andata come è andata devo tantissimo a loro, alla famiglia Pozzo che ha investito, ha creduto in me, e poi grazie a Zaccheroni, che comunque è stato il primo allenatore della Serie A che mi ha permesso poi di fare una buona carriera. Terzo posto storico nel 97-98 col primo gol tuo in Serie A, insomma. Sì, vabbè, tutti i ricordi bellissimi, no? Poi quella è la dimostrazione che oltre alla qualità dei giocatori, che poi chiaramente non è che avevamo top, però avevamo giocatori ottimi, però quando fai gruppo in una squadra, quando tutto il gruppo crede in qualcosa, sicuramente riesci anche tante volte a sorprenderti, no? Perché noi quell'anno lì facevamo delle cose straordinarie e quello è dovuto a tutti quanti, ma soprattutto a quella coesione del gruppo, che veramente quell'anno si formava un gruppo che ancora ci sentiamo tuttora. Il calcio vero era quello di un tempo? No, il calcio vero era prima, era adesso, è dopo, sarà dopo, no? Il calcio è sempre calcio. Poi adesso, No, ma il calcio adesso ci sono più, diciamo, non dico polemiche oppure più esagerazioni, perché se ne parla tutti i giorni, a tutte le ore, si vedono tante partite sempre, all'epoca nostra, anzi io sono stato un po' fortunato perché cominciava ad arrivare tele più e stream così, però prima ancora si aspettava 90° minuto per vedere un pezzo di partita, neanche uno spezzone, no? Per cui no, il
calcio è cambiato, però il calcio è sempre quello, è sempre divertente e secondo me è lo sport più bello del mondo. E poi la Juve, l'ultima te la devo fare, la Juve 2 anni in B con le Grottaglie che sta facendo molto bene qui a Pescara. Sì, sì, ci siamo visti prima, anzi ho fatto in bocca al lupo, ma conto di venirlo a trovare quando posso, possibilmente con il tempo, perché mi fa piacere, visto che è un ragazzo eccezionale, ragazzo preparato. Siamo stati bene a Torino alla Juve perché lì si cresce sotto tutti i profili, capisci che significa giocare per vincere, giocare in una grandissima squadra, una grandissima società, e poi ti rimane dentro per il percorso da allenatore a direttore, cioè comunque è un percorso importante quello che fa la Juve. Grazie a Gianni Chedda, grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie, ciao ciao.